Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi parliamo di dinamica. Parliamo di dinamica, diciamo, nell'ottica dei sistemi vibranti ad un solo grado di libertà. Per il momento consideriamo, come vedremo, le oscillazioni libere. Però partiamo con un sistema che è leggermente più complicato del classico schema massa-molla-smorzatore. Andiamo a considerare in particolare il caso di un disco che rotola, ma eventualmente striscia anche, su un piano di appoggio. Quindi abbiamo a che fare con un corpo rigido che si muove di generico monopiano, cioè rotazione e traslazione. Va bene? Allora, qui abbiamo una molla di costante elastica K, il disco lo riteniamo omogeneo di raggio R, il baricentro coincide con il centro geometrico del disco, qui abbiamo un punto di contatto, questo disco ha una massa M, ok? È dotato di massa M. Bene, noi vogliamo vedere qual è il moto di questo disco che, come vi anticipavo, è un generico motopiano, rotazione e traslazione. Allora, un modo per affrontare il problema è quello delle equazioni della dinamica con particolare riferimento al principio di D'Alembert, quindi faremo uso del concetto di forza d'inerzia. E questo ci consente di scrivere delle equazioni di equilibrio dinamico in maniera analoga alle equazioni di equilibrio statico che abbiamo trattato con un certo dettaglio, e da lì vogliamo capire come si muove. Allora, andiamo a fare quello che abbiamo chiamato il censimento delle forze, no? Quindi con un free body, ma in questo caso abbiamo a che fare con un solo corpo rigido, andiamo a vedere quali sono le forze che agiscono. Supponiamo che questo movimento avvenga in un piano verticale, quindi la direzione dell'accelerazione di gravità è questa, proprio così come rappresentato sulla lavagna. Pertanto sicuramente qui abbiamo applicata la risultante delle forze peso, la indico con P, applicata nel baricentro naturalmente. Sul contatto, come reazione vincolare, abbiamo una forza normale, ma naturalmente abbiamo anche una forza tangenziale, poiché ipotizziamo che il contatto sia scabro. In effetti, se fosse perfettamente liscio, naturalmente il moto sarebbe di pura traslazione e di conseguenza meno interessante per ciò che noi andiamo a fare. Allora, prendiamo dei riferimenti. Supponiamo che questo sia il verso della X, ma anche della X punto, ma anche della X due punti. Conseguentemente questo è il verso della teta di rotazione, della teta punto, della teta a due punti rispetto al tempo, naturalmente. In considerazione di questo, sappiamo che la molla esplica una forza che è opposta allo spostamento, meno kx, per il tramite della rigidezza k che riteniamo assegnata. Quindi, in considerazione di questa x, noi qui abbiamo questa forza applicata che sarebbe la nostra forza elastica. O meglio, questa è già cambiata di segno, quindi scriviamo direttamente kx, va bene? Poiché ho già cambiato di segno rispetto al valore positivo dello spostamento assunto. Bene, abbiamo qui, come dicevo, al contatto una forza tangenziale, che dobbiamo naturalmente tenerne conto in questo censimento delle forze, la indichiamo con T. E poi, a differenza di quanto accade nella statica,
in virtù del principio di D'Alembert, andiamo a considerare naturalmente le forze di inerzia. Va bene? Le forze di inerzia che possono essere convenientemente ridotte nel baricentro, sapendo che la risultante delle forze di inerzia è uguale ad m x due punti. Anche qui ho cambiato di segno rispetto alla x due punti, perché dal principio di D'Alembert sappiamo che la risultante è meno m per l'accelerazione del baricentro, x due punti, ma siccome qui abbiamo un moto rigido piano di traslazione e rotazione, dobbiamo tener conto anche naturalmente del momento risultante delle forze di inerzia che, se riferito al baricentro, può essere espresso in questo modo. Quindi si oppone al teta due punti, perché anche qui c'è il segno meno naturalmente, e può essere calcolato come il prodotto del momento di inerzia di massa per l'accelerazione angolare. Ok? Allora, a questo punto noi abbiamo completato il censimento delle forze nelle varie categorie, diciamo che abbiamo come forze esterne quella peso e quella elastica, le forze vincolari D ed N e le forze di inerzia mx due punti e ig teta due punti. Ok? Da questo momento in poi possiamo scrivere l'equazione di equilibrio come se il problema fosse di statica. Siccome siamo nel piano, abbiamo tre equazioni scalari, due equazioni di traslazione orizzontale e verticale e una di rotazione rispetto ad un asse perpendicolare al piano della lavagna. Ok? Allora, la forza peso, quindi la N sarà uguale alla forza peso, ma la forza peso è M con G. Per quanto riguarda l'equilibrio delle forze orizzontali, abbiamo che T è uguale a Kx più Mx due punti, e per l'equilibrio alla rotazione possiamo scegliere un polo qualsiasi da questo momento in poi, poiché le forze di inerzia le abbiamo già ridotte al baricentro, e quindi da qui in poi il problema è esattamente come se fosse di statica. Voi ricorderete che nella statica la scelta del polo è arbitraria, poiché la risultante delle forze è uguale a zero. Va bene? Ok, scegliamo per esempio questo punto di contatto come polo, in modo che ci liberiamo almeno in questa equazione della presenza delle reazioni vincolari, e quindi posso scrivere quanto segue, cioè Kx per R più Mx due punti per R più momento di inerzia di massa per a due punti uguale a zero. Queste sono le tre equazioni scalari di equilibrio dinamico di questo corpo rigido. Va bene? Ecco, allora, se noi andiamo a vedere qui le incognite, anche qui abbiamo a che fare, come ricorderete, nel caso della ruota motrice e la ruota trainata che abbiamo analizzato a suo tempo, abbiamo un problema misto, nel senso che abbiamo tra le incognite le reazioni vincolari N e T, ma abbiamo anche la X e teta tra le incognite, va bene? Con la differenza che in questo caso X e teta sono funzioni del tempo, quindi non sono dei valori numerici, bensì delle funzioni, ok? Perché io voglio risalire esattamente alla legge di moto e anche alla legge di variazione delle reazioni vincolari, se variano naturalmente, ok? Quindi naturalmente è un problema di dinamica più complesso rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora. Allora, a una prima cosa che possiamo fare, mi scrivo qui le incognite, quindi come detto abbiamo T, N, X e teta come variabili, poi naturalmente ci sono le loro derivate prime e seconde in termini di velocità ed accelerazione, però comunque sia ci accorgiamo anche in questo caso che abbiamo quattro incognite con tre equazioni scalari indipendenti, quindi naturalmente il numero di equazioni è insufficiente per il momento a risolvere il problema. Allora dobbiamo aggiungere delle ipotesi, e sotto questo aspetto procediamo un po' sulla falsariga di quanto fatto a suo tempo a proposito della ruota motrice e della ruota trainata. Vale a dire, io non so qui nel contatto che cosa succede, ok?
ok? Cioè se ho un contatto di puro arrotolamento, quindi rimango nelle condizioni di aderenza senza strisciamento, oppure se si verifica strisciamento, non lo posso sapere a priori. Naturalmente tra i dati del problema ipotizzo ovviamente di conoscere anche F ed FA, cioè il coefficiente di aderenza e di attrito dinamico che caratterizzano il contatto. Allora, facciamo l'ipotesi di puro arrotolamento, quindi ipotizzo che il contatto sia di aderenza, va bene? Ipotizzo che il contatto sia di aderenza, quindi scrivo ipotesi di puro arrotolamento e, come ben sappiamo dalla cinematica, se questa è la condizione dinamica, dal punto di vista cinematico questo equivale a dire che il centro di istantanea rotazione coincide con il punto di contatto, giusto? E di conseguenza, come ricorderete, se questo è il nostro disco, se questo è anche il centro di istantanea rotazione, il diagramma delle velocità è lineare di questo tipo, va bene? Il diagramma delle velocità, quindi qui abbiamo una velocità angolare che nel nostro caso è la teta punto, la derivata prima dell'angolo teta che definisce l'orientamento del corpo rigido, questo è il baricentro e questa sarebbe la x punto, no? Cioè la velocità del baricentro e il legame naturalmente è immediato perché x punto è uguale a teta punto per r, va bene? Anche se teta punto ed x punto sono delle funzioni del tempo. Se infatti io vado a derivare ancora rispetto al tempo, ricavo un legame che in questo caso mi torna comodo tra le accelerazioni, ed è questa la quarta equazione che io vado ad aggiungere al sistema che ho appena scritto al fine di poter risolvere il problema nelle quattro incognite, va bene? Ovviamente poi vi devo ricordare che ho fatto questa ipotesi e che a posteriori, dopo aver risolto il sistema di equazioni, che questa volta non è un sistema di equazioni algebrico lineare, bensì è un sistema di equazioni differenziali, ok? Quindi di grado di difficoltà superiore. Quindi dicevo, dopo aver risolto questo sistema di equazioni, andiamo a verificare a posteriori che questa condizione è effettivamente verificata. Come? Nella risoluzione del sistema di cavo anche T ed N, e naturalmente T diviso N deve essere minore o uguale del coefficiente di aderenza che caratterizza le superfici a contatto, va bene? Quindi questa è la condizione che ci consente di risolvere il problema, che però deve essere verificato, quindi questa è invece la condizione per la verifica dell'ipotesi che stiamo adottando, va bene? Ok, il problema è impostato, possiamo andare avanti nella risoluzione del sistema. Beh, la prima equazione è scontata, no? L'equazione che n è esattamente uguale ad mg ed è una costante, quindi vuol dire che in qualsiasi posizione del disco al variare della x la n sarà sempre uguale ad mg, perché il peso non cambia, giusto? Il piano orizzontale, cioè perpendicolare alla linea di forza del campo gravitazionale, quindi naturalmente questa è già risolta perché la n è costante ed è uguale, come dicevo, alla mg. Queste due equazioni invece, come vedete, contengono la x due punti, la teta due punti, quindi delle variabili, ok, in funzioni del tempo, termini di spostamento, accelerazione lineare, accelerazione angolare. E allora andiamo avanti nella risoluzione del problema. Allora, ancora una cosa, parliamo di disco, se la distribuzione di massa è omogenea, naturalmente il momento di inerzia rispetto al baricentro, che è anche il centro del disco, in questo caso è un mezzo mR quadro. L'unità di misura è naturalmente chilogrammi per metro quadro, quindi
di una massa per una distanza al quadrato. Ok? Detto questo, andiamo avanti e andiamo ad implementare la quarta equazione convenientemente nella terza. Allora, kxr più mx due punti per r più un mezzo mr quadro per teta due punti. Però sto scegliendo di fare riferimento alla coordinata x piuttosto che teta, è una scelta, ok? Quindi riporto tutto in x punto, x due punti, quindi teta due punti è uguale a x due punti diviso r uguale a zero. Va bene? Ok, e allora qui possiamo semplificare, abbiamo questo, ancora possiamo togliere la r perché divido per r dappertutto, e quindi che cosa rimane? Che cosa rimane? Allora abbiamo un 2kx più 2mx due punti, mx due punti più mx due punti uguale a 0. Quindi otteniamo questa equazione, cioè 3mx due punti più 2kx uguale a 0. Ok? Otteniamo un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine, perché il nostro problema dinamico è un problema del secondo ordine, quindi è caratterizzato da un'equazione differenziale del secondo ordine a coefficienti costanti, perché qui abbiamo la massa e qui abbiamo la rigidezza. Va bene? Ok. Per quanto riguarda, come vedete, la T, e a differenza della N, la T dipende in maniera importante dalla X. Ok? Quindi lo riscrivo qui sotto. Quindi la T è uguale a KX più MX due punti. Va bene? Quindi questa ci dà la T, che è funzione della x, x due punti, e quindi naturalmente funzione dello spostamento del tempo. Questa mi dà la n, che è costante, e questa terza equazione è l'equazione del moto, va bene? Che è un'equazione differenziale. Allora, noi dobbiamo risolvere questa equazione differenziale, perché a noi interessa la x, cioè come varia nel tempo, perché poi a sua volta la t dipende dalla x. E se io non calcolo la T non riesco neanche a verificare che l'ipotesi iniziale di puro arrotolamento sia giusta oppure no. Però non ci spaventiamo, questa è un'equazione differenziale, come dicevamo, ordinaria, secondo ordine, ma riconosciamo anche che è omogenea perché il termine noto è uguale a zero, va bene? Quindi sappiamo come risolverla. Allora, andiamo a considerare l'equazione algebrica caratteristica, e quindi abbiamo un 3n lambda quadro più 2k uguale a 0. Questa è un'equazione algebrica caratteristica che è associata a questa equazione differenziale omogenea. Allora andiamo a risolvere. Questa è un'equazione di secondo grado, quindi abbiamo lambda 1, 2 che è qui direttamente perché manca un termine. Quindi questa è direttamente uguale a meno 2k diviso 3m radice quadrata. Ok? Che cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che lì abbiamo la radice quadrata di un termine negativo, quindi intervengono i numeri immaginari. Ok? I numeri immaginari, quindi questa la possiamo scrivere in questo modo. Allora, più o meno, la radice meno 1 è il numero immaginario, i radice di 2k diviso 3m, ma questa la posso scrivere anche come più o meno i per omega n. Nel momento in cui vado a battezzare questo termine come omega n. Omega n in realtà è un termine molto importante perché è la pulsazione propria del sistema. E
l'unità di misura è quella di una velocità angolare. Va bene? Se noi andiamo a fare qui una verifica dimensionale, K è la rigidezza della molla e quindi è newton su metro, m si misura in chilogrammi e si ottiene che vengono fuori secondi alla meno 1, cioè proprio l'unità di misura di una velocità angolare. Ma dal punto di vista fisico questa rappresenta, come dicevo, una pulsazione propria del sistema, del nostro sistema meccanico in questo caso. Quindi questo mi consente di scrivere questo. Ma queste sono le radici dell'equazione algebrica caratteristica. Ma qual è l'integrale generale di questa equazione differenziale? Del secondo ordine, e quindi presenta due costanti, naturalmente, e quindi posso scrivere quanto segue. Cioè la x di t, funzione del tempo, sarà combinazione lineare di due esponenziali. Va bene? Due esponenziali, quindi A per, che sarebbe una prima costante, per E alla lambda 1 t più B per E alla lambda 2 t. Ma noi lambda 1 e lambda 2 li abbiamo calcolati e quindi possiamo scrivere A per E alla più I omega n t più B per E alla meno I omega n t. Ok? Questo è l'integrale generale di quell'equazione differenziale, che è l'equazione del moto, quindi ha un significato fisico, va bene? Però scritta in questo modo non ci piace tanto, no? Dal punto di vista pratico, ingegneristico. Perché qui abbiamo dei numeri immaginari, quindi noi dobbiamo trovare il modo di liberarci di questi numeri immaginari e rendere, diciamo, il problema più appetibile dal punto di vista pratico. Ma noi questo lo sappiamo fare perché dobbiamo ricordarci le formule di Eulero che ci consentono di passare dagli esponenziali immaginari alle funzioni trigonometriche. Ok? Quindi la formula di Eulero è la seguente, cioè E alla più o meno I alfa, questa la posso scrivere come il coseno di alfa più o meno I per il seno di alfa. Ok? Questa è la formula di Eulero e se andiamo a dare una rappresentazione del numero immaginario nel piano complesso, piano di Gauss, questa è la parte reale, questa è la parte immaginaria, se questo punto è l'immagine del numero complesso nel piano di Gauss, questo angolo è alfa, naturalmente qui abbiamo il coseno di alfa e qui abbiamo il seno di alfa, ok? Quindi lo scriviamo sotto forma di numero complesso, ok? Grazie alla formula di Eulero, ma la cosa importante della formula di Eulero è che mi consente di associare nelle funzioni trigonometriche una funzione esponenziale dove c'è il numero immaginario. Questo è molto importante. Va bene? Allora andiamo avanti con questa impostazione ed in considerazione della formula di Eulero andiamo a rimuovere quei numeri immaginari da quella soluzione della nostra equazione differenziale del moto. Quindi, detto questo, possiamo scrivere che la x di t sarà uguale ad, sostituendo E alla più I omega n t con la corrispondente espressione trigonometrica, qui rimane la costante A che va a moltiplicare il coseno di alfa, ma il nostro alfa è omega n omega nt, quindi qui abbiamo coseno di omega nt più I seno di omega nt. Va bene? Questo per quanto riguarda il primo termine esponenziale. Per il secondo termine qui ho B
che va a moltiplicare il coseno di omega nt meno i per il seno di omega nt. Va bene? Quindi abbiamo implementato la formula di Euler. Questa la possiamo ancora sviluppare e facendo questi prodotti possiamo mettere in evidenza il coseno di omega nt, quindi abbiamo a più b per il coseno di omega nt, va bene? Poi qui abbiamo più i per a meno b per il seno di omega nt. E abbiamo fatto quindi questo ulteriore passaggio. Se ora indichiamo questo termine con la grande e tutto questo termine con B grande, possiamo, sviluppando queste due equazioni, anche esplicitare le costanti A minuscola e B minuscola in funzione di A grande e B grande. Va bene? Allora, lo riscrivo qui, quindi abbiamo che A grande è uguale ad A più B, B grande è uguale a B per A meno B, abbiamo un sistema di due equazioni, due incognite, quindi qui posso scrivere che A è uguale ad A grande meno B e sostituisco in quest'altra, che diventa uguale ad I A grande meno I di piccolo meno I di piccolo, ok? Quindi questo è uguale a di A meno 2 di B, va bene? E quindi da questa posso andare ad esplicitare la B piccola, che sarà uguale ad una B grande, questa la porto di qua, quindi I A meno B diviso 2I. Va bene? Ok. Allora qui raggiungiamo una espressione più semplice se vado a moltiplicare e a dividere per il numero immaginario, per i. Ok? Che cosa ottengo se moltiplico e divido per i? Ottengo i quadro, che sarebbe meno 1, va bene? Quindi abbiamo... allora, abbiamo meno A meno IB diviso meno 2, e pertanto lo scriviamo qui sotto, la B sarà uguale ad A grande meno IB diviso 2. Questa è una prima espressione che ci consente di calcolare B dalla conoscenza di A grande e B grande. Se questa andiamo naturalmente a sostituire qui dentro, ricavo anche l'espressione della A minuscolo, cioè dell'altra costante della integrazione, quindi A è uguale ad A grande è uguale ad A grande meno B, cioè meno A meno IB diviso 2, ok, pertanto questo è più B, questo è più B, quindi se questa la sostituiamo qui dentro otteniamo questa, e quindi alla fine raggiungiamo l'espressione finale, che questa è uguale, la riscrivo qui sotto, che A è uguale ad A meno IB diviso. Bene? Ok. Allora, qui noi abbiamo espresso l'integrale generale di quell'equazione differenziale alla fine come combinazione lineare di seni e coseni, quindi abbiamo un A coseno di omega nt più B seno di omega nt, quindi il numero immaginario è scomparso.
però può risultare ancora più conveniente compattare ulteriormente questa espressione nella seguente forma, cioè in questa forma qui. Quindi ho una x di t che sarà uguale a una x con 0 per il seno di omega n t più phi con 0. Preferiamo scriverla in questo modo, d'accordo? Dove compare che cosa? Compaiono ancora due costanti, però hanno un maggiore significato fisico, perché la x con 0 rappresenta l'ampiezza di oscillazione e la phi con 0 rappresenta la fase, mentre omega n, come al solito, la pulsazione propria che abbiamo ricavato prima e che è uguale alla radice di 2k diviso 3n. Allora, come vedete qui abbiamo il seno della somma di due angoli. Dalla trigonometria, dalla formula di duplicazione, possiamo scrivere che il seno di omega n di phi con 0 in realtà sarebbe uguale a seno coseno, quindi seno omega n t coseno di phi con 0 più il coseno di omega n t per il seno di phi con 0. Questo lo possiamo fare dalla trigonometria, va bene? Ok, allora se noi andiamo a confrontare questa espressione con quella che avevamo ottenuto prima, che cosa possiamo dire? Allora, qui abbiamo un seno di omega nt e un coseno di omega nt, quindi possiamo dire che la A, se questo è il seno di omega n t, che è questo, va bene, possiamo scrivere che A è uguale a x con 0 seno di phi con 0 e che B sarà uguale a x con 0 per il coseno di phi con 0, va bene? Quindi noi scriviamo questa espressione, questo seno della somma degli angoli è uguale a tutto questo, ma naturalmente qui sarebbe moltiplicato per x con 0, quindi x con 0 coseno di phi con 0 sarebbe il coefficiente del seno di omega t, cioè b, va bene? Mentre x con 0 per il seno di phi con 0 sarebbe il coefficiente del coseno di omega t, e andiamo a vedere lì, naturalmente è uguale ad A, ed è esattamente quello che ho scritto qui, va bene? E quindi questa è la corrispondenza. In realtà possiamo fare degli ulteriori passaggi, perché se io qui vado a considerare il rapporto della prima con la seconda, posso scrivere che la tangente di phi con 0, che sarebbe l'angolo di fase, è uguale ad A su B, e questa è una prima relazione che mi consente di legare l'angolo di fase ai coefficienti A e B che abbiamo introdotto prima. Non soltanto, se io vado a quadrare e sommare queste due, che cosa ottengo? Ottengo A quadro più B quadro è uguale a x con 0 quadro, ma poi ho sen quadro cos quadro che è uguale a 1, va bene? E quindi rimane solo x con 0 quadro, per cui ottengo la seconda espressione che mi consente di calcolare l'ampiezza di oscillazione, che è questa, cioè che x con 0 è la radice quadrata di a quadro più b quadro, va bene? Ecco, quindi nel momento in cui scriviamo la soluzione della nostra equazione differenziale, che è l'equazione del moto, in questa forma noi siamo in grado di legare queste due costanti, che sono l'angolo di fase e l'ampiezza, ai coefficienti che abbiamo determinato prima. Quindi naturalmente queste costanti di integrazione che abbiamo introdotto qui come A e B, a partire dalle conoscenze dell'analisi matematica, naturalmente assumono qui un significato fisico, va bene? Ripeto, ampiezza e angolo di fase. Ok, quindi
Questo è per quanto riguarda l'integrale generale dell'equazione differenziale. È ovvio che se noi vogliamo ricavare l'integrale particolare, cioè l'effettiva legge di moto di quel disco, dobbiamo imporre delle condizioni iniziali, perché noi abbiamo in questo caso infinite le due soluzioni al variare di queste due costanti, ok? Mentre la omega n è caratteristica del sistema, ok? Come vedete dipende da k e da n, sono la costante elastica della molla e la massa del disco. Queste due invece dipendono dalle condizioni iniziali. E allora possiamo ipotizzare delle condizioni iniziali, ci mettiamo un caso semplice, questo posso cancellare, allora possiamo per esempio adottare queste condizioni iniziali, lasciatemi di scrivere questa parte della lavagna, quindi la nostra x di t che è x con 0 seno di omega n t più phi con 0, va bene, con omega n uguale alla radice 2k su 3m, va bene? Imponiamo queste condizioni iniziali. Condizioni iniziali, supponiamo che all'istante t uguale a 0, condizioni iniziali, la x risulti uguale a 0, va bene? La x di spostamento del baricentro, va bene? Naturalmente, affinché si abbia un moto, anche se di oscillazioni libere, gli devo dare, se ho assunto una x uguale a 0, gli devo dare almeno una velocità all'istante 0 che è diversa da 0, per esempio uguale a v con 0. Quindi in realtà dal punto di vista fisico noi stiamo ipotizzando di avere quel disco in posizione tale per cui la x è uguale a 0, va bene, ma abbiamo una velocità istantanea che è uguale a v con 0, ok? Che naturalmente lo mette in movimento, ok? Queste sono le condizioni iniziali. Allora, utilizzando le condizioni iniziali, andiamo a determinare le due costanti, ok? Cioè ampiezza e fase. Allora, per quanto riguarda la x, già questa è l'espressione, considero per t uguale a 0, io ho che la x di t uguale a 0 sarà uguale a x con 0 per il seno di phi con 0, giusto? Ma questa deve essere uguale a 0, secondo la prima condizione. Va bene? E quindi questa ci porta a dire che convenientemente l'angolo di fase è uguale a 0. Va bene? Naturalmente per una ampiezza diversa da 0, ma se anche x con 0 è uguale a 0, naturalmente sarebbe un caso particolarissimo. Allora andiamo a vedere la x. Se andiamo a vedere la x, naturalmente andiamo a considerare la derivata, quindi ho una x punto di t che sarà uguale ad una x con 0 omega n coseno di omega n t più phi con 0, va bene? Ho fatto la derivata, ma a me interessa il valore della derivata per t uguale a 0, quindi la x punto per t uguale a 0 è uguale a x con 0 omega n coseno di phi con 0, questa deve essere uguale a v con 0. Ma se noi teniamo conto della soluzione della prima equazione che deriva dalla prima condizione iniziale, coseno di 0 è 1, va bene? E quindi da qui ricavo la x con 0, cioè la seconda costante, che è uguale a v con 0 diviso
omega n, va bene? Ok, quindi ho ricavato entrambe le costanti di integrazione per queste particolari condizioni iniziali, quindi sono in grado di ricavare l'integrale particolare dell'equazione differenziale del moto, va bene? E quindi il nostro integrale particolare è il seguente: da x di t è uguale ad una x con 0 che è v0 su omega n, che moltiplica il seno della omega n, la possiamo scrivere direttamente radice di 2k diviso 3mt, fi con 0 uguale a 0. Questa è la soluzione del nostro problema per queste particolari condizioni iniziali. Cioè il disco si muove in questo modo qui, con questa ampiezza di oscillazione, con una fase nulla ed una pulsazione che dipende dai parametri del sistema, cioè rigidezza e massa. Va bene? Nel momento in cui abbiamo risolto l'equazione differenziale del moto, possiamo tornare indietro a verificare l'ipotesi di puro rotolamento che noi abbiamo fatto all'inizio, perché noi sappiamo che dall'equilibrio dinamico la t è uguale a kx più mx due punti, va bene? Quindi ora rimane da ricavare la t funzione del tempo, ok? La t funzione del tempo che dipende dalla x funzione del tempo, ma la x funzione del tempo ormai la conosciamo, che è questa. Allora vado a cancellare qui sotto. Vado a richiamare la x punto del tempo che sarà uguale a 1 con 0 su omega n coseno della radice di 2k su 3m t, naturalmente per la omega n, che è ancora la radice, che questa è una costante nel tempo, di, giusto? Vado a ricavare la derivata seconda, funzione del tempo, questo è tutto costante, quindi posso metterlo fuori, quindi ho v con 0 omega n, v con 0 omega n, questa è ancora costante, la metto qui, quindi 2k diviso 3m, il derivato del coseno è il meno seno, quindi qui c'è un meno, per il seno della radice di 2k diviso 3m t, naturalmente poi devo fare la derivata del tempo dell'argomento e mi esce un'altra volta fuori la omega n che devo andare a moltiplicare. E quindi di conseguenza questa radice la posso togliere di mezzo perché avrei un omega quadro. Va bene? Ok. Qui ho lasciato scritto omega n, ma questa omega n naturalmente ancora una volta la radice di 2k su 3n. Ok? Quindi ho ricavato anche la derivata seconda. Mi sono praticamente preparato il terreno per andare a ricavare la t funzione del tempo, quindi vado a sostituire qui dentro, mi scrivo qui e ho un kx, quindi qui ho kx funzione del tempo, che quindi sarebbe v con 0 diviso omega n per il seno della radice di 2k diviso 3mt, questo è il primo termine, più una m, mx due punti, qui c'è un meno, quindi meno m 2k v con 0 diviso 3m omega n per il seno della radice di 2k su 3m t. Come vedete abbiamo
questi due termini trigonometrici del seno che sono identici, quindi questo mi consente di mettere in evidenza e di scrivere quanto segue, cioè k v con 0 diviso omega n, questa mm va via, meno 2 k v con 0 diviso 3 omega n, tutto che moltiplica il seno della radice di 2k su 3m t. Si può ulteriormente sviluppare questo termine, quindi abbiamo un 3 omega n, qui abbiamo 3k v con 0, lo mettiamo in evidenza, meno 2k, ok, niente, e quindi questo è ancora uguale, questo termine, a v con 0 k diviso 3 omega n. Può essere ulteriormente sviluppato, ma possiamo anche fermarci qui. Qui compare la velocità iniziale, la rigidezza e la pulsazione propria, che poi sarebbe uguale a questa radice. Ok? Allora, per queste condizioni iniziali, questa è la soluzione della x, ma la soluzione della t funzione del tempo è di questo tipo. Cioè abbiamo un v con 0 k diviso 3 omega n per il seno della radice di 2k diviso 3m t. Questa è l'espressione della forza al contatto, di attrito al contatto, che naturalmente è funzione del tempo, non è costante. Okay. Ecco, qui vediamo che questa è l'ampiezza della x dello spostamento e questa è l'ampiezza della t, cioè della forza di attrito. Va bene? Ma sono in fase, vedete? Abbiamo la stessa pulsazione, sono perfettamente in fase. Cambia soltanto l'ampiezza. Va bene? Che naturalmente questo è uno spostamento, questa è una forza, quindi questa si misura in newton e questa è in metri. Ok? Bene, se ora noi ci ricordiamo l'ipotesi iniziale T su n, bene, basta andare a dividere la T con n, ma n è costante perché è uguale ad mg, quindi questa viene diviso per mg, io ho praticamente un rapporto tra la t e la n che è funzione del tempo. Se voglio verificare la condizione di puro arrotolamento, devo naturalmente mettermi nelle condizioni peggiori. Ma quali sono le condizioni peggiori? Naturalmente quando ho l'ampiezza, cioè il valore massimo. Va bene? Allora, se noi qui andiamo a cancellare questi passaggi matematici, cerchiamo di rendere il tutto più facile lettura dal punto di vista fisico, se questo è il tempo, qui ho una x e qui ho la t, quindi 0, 0, come abbiamo visto dalle condizioni iniziali la fase è nulla, e quindi praticamente per t uguale a 0 la x è 0, no? È proprio la funzione seno, ok? Dove qui ho naturalmente il valore massimo, questa sarebbe la nostra x con 0, ma la nostra x con 0 è v0 su omega n, giusto? Questa sarebbe
la x con 0 che è v0 diviso omega n, cioè il valore massimo dell'ampiezza. Ci siete? Per quanto riguarda la t, come vedete, varia solo l'ampiezza, come dicevo prima, perché qui ho ancora seno di omega nt. Quindi in scala diversa, perché ora parliamo di Newton, abbiamo qualcosa di questo genere. Giusto? Abbiamo qualcosa di questo genere e qual è l'ampiezza della t? La possiamo evidenziare in questo modo. Questa è l'ampiezza della t, se volete la t con 0, che sarà uguale a v con 0 k diviso 3 omega n. Allora, v con 0 si misura in metri al secondo, k in newton sul metro, la omega n ha l'unità di misura della velocità angolare e quindi è 1 sul secondo. Va bene? Allora, metro e metro va via, 1 sul secondo e 1 sul secondo va via, rimangono i newton, come deve essere, perché t è una forza. Va bene? Quindi questa è l'ampiezza della forza di attrito al contatto, che è una forza, come vedete, periodica sinusoidale. Naturalmente in quel sistema, in questo caso, non abbiamo considerato alcun smorzamento, quindi naturalmente ho questa oscillazione libera, ok, la cui ampiezza non varia nel tempo, cioè non si ferma mai, per capirci, perché non abbiamo considerato alcun effetto dissipativo, di smorzamento, ok? E quindi l'ampiezza sia dello spostamento, che è questa, anche qui abbiamo metri al secondo diviso secondo, rimangono metri, giusto? Questa ampiezza, così come quella della forza, non variano nel tempo. E questo disco oscilla continuamente. Questo è il valore massimo della ampiezza di oscillazione. Naturalmente questo termine dobbiamo andarlo a confrontarlo, cioè andiamo a fare il rapporto di questo valore massimo, che naturalmente è la situazione più critica, perché diciamo che il sistema richiede al contatto una forza di attrito che sia di questo tipo, ma se non ce la fa, non ce la fa, perché naturalmente dipende dalle caratteristiche delle superfici a contatto, si verifica strisciamento. Va bene? Quindi alla fine noi dobbiamo andare a verificare che questa t con 0 sulla nostra n, che era uguale ad mg, deve essere minore o uguale del coefficiente di aderenza che è caratteristico. Perché naturalmente se è verificato per l'ampiezza massima sarà verificata per tutte le altre situazioni. Quindi vuol dire che questo disco oscilla tranquillamente con questa ampiezza x con 0 senza mai strisciare. Va bene? Ok. Un'altra cosa importante, visto che qui abbiamo rappresentato la soluzione dell'equazione del moto, qui compare che cosa? Compare il periodo di oscillazione. Questo è il periodo di oscillazione. Il periodo di oscillazione, come ricorderete, è esprimibile come, facciamo T segnato per non confonderlo con la T della forza di attrito, è uguale a 2π greco sulla omega n, e quindi è uguale a 2π greco, naturalmente, per la radice di 3m diviso 2k. Quindi sono in grado di calcolare anche il periodo dell'oscillazione, va bene? E anche la frequenza di oscillazione, perché la frequenza è l'inverso del periodo, ok? Quindi f è uguale a 1 su t segnato.
frequenza di oscillazione è uguale a 1 disegnato, e l'inverso, quindi abbiamo 1 su 2 pi greco, e qui compare proprio omega n, perché sarebbe l'inverso di questo, cioè 2k diviso 3n. Questa è una caratteristica fisica importante, perché praticamente noi dalla conoscenza di k ed m, che sono dei parametri del sistema meccanico, noi riusciamo a sapere qual è la frequenza di oscillazione. Ok? Se vogliamo proprio la legge di moto, andiamo a integrare l'equazione differenziale, cioè abbiamo la x, dalla x posso sapere anche come varia la forza, verificare la condizione di puro arrotolamento, e quindi possiamo analizzare completamente il problema. Bene. Allora, noi in questo caso abbiamo utilizzato, disposto qua, in questa analisi, in questo problema di dinamica, abbiamo utilizzato quello che si chiama il metodo newtoniano, cioè abbiamo fatto riferimento ad un equilibrio dinamico delle forze. Va bene? Naturalmente è un metodo potente, perché mi consente di ricavare non soltanto l'equazione del moto, ma anche le reazioni vincolate, cioè di sapere praticamente tutto. Ma noi possiamo, se fossimo interessati soltanto all'equazione del moto, diciamo che può essere conveniente fare riferimento al metodo energetico piuttosto che al metodo newtoniano. E allora affrontiamo lo stesso problema applicando il metodo energetico. Allora, il metodo energetico, possiamo applicare la conservazione dell'energia meccanica, va bene? Conservazione dell'energia meccanica, e quindi abbiamo una energia cinetica che possiamo andare ad esplicitare per quanto riguarda il disco. Attenzione, perché noi dobbiamo esprimere l'energia cinetica naturalmente non di un punto, ma di un corpo rigido, che si muove di generico motopiano, quindi traslazione e rotazione, quindi dobbiamo tener conto di questo. A questo proposito ci viene in aiuto il teorema di Koenig, che ci dice che è possibile ricavare l'energia cinetica totale come la somma dei due contributi, cioè di un contributo di energia cinetica di traslazione più quello di rotazione intorno al baricentro, ed è esattamente quello che facciamo. Quindi il baricentro, nel momento in cui immaginiamo in esso concentrata tutta la massa, naturalmente avrà un'energia cinetica di questo tipo, cioè un mezzo la massa per la velocità al quadrato, quindi una x punto quadro. Questo tiene conto della traslazione, in accordo al teorema di Koenig dobbiamo aggiungere il contributo di rotazione intorno al baricentro. Quindi possiamo scrivere che il secondo contributo dell'energia cinetica è un mezzo I rispetto al baricentro per la velocità angolare al quadrato, ma la velocità angolare al quadrato in questo caso è teta punto quadro. Va bene? Ok. Andiamo a sviluppare, così aggiungiamo anche qualche considerazione da questo esempio semplice. Abbiamo un mezzo mx punto quadro più un mezzo, questo è un mezzo mr quadro, poi abbiamo un teta punto quadro. Beh, se noi applichiamo il principio di conservazione dell'energia, evidentemente stiamo anche ipotizzando un contatto di puro arrotolamento. Ok? Perché se viceversa ci fosse un contatto di strisciamento, le forze di attrito lavorano e danno un contributo, va bene? Ok. Quindi nell'ipotesi di contatto di puro arrotolamento e quindi di sistema conservativo, va bene?
noi abbiamo che il centro di istantanea rotazione, come avevo già schematizzato qui, coincide con il punto di contatto, va bene? Quindi vale questa relazione, ok? Ora stiamo parlando non di accelerazioni, ma di velocità. Quindi abbiamo un x punto che è uguale a teta punto r, va bene? Quindi andiamo ad esplicitare la teta punto, la togliamo di mezzo e ragioniamo con una sola variabile, visto che il sistema ha un solo grado di libertà, va bene? Quindi qui ho cosa? Ho un x punto diviso r al quadrato, e la condizione di curvatamento, quindi la condizione di sistema conservativo. Va bene? Ok. Andiamo a vedere. Quindi qui abbiamo, facciamo qualche passaggetto, un mezzo x punto quadro più un quarto mr quadro x punto quadro diviso r quadro, quindi questo r va via, va bene? E quindi qui abbiamo 3 quarti di m x punto quadro. Ok, e questa è l'energia cinetica. Oh, attenzione, perché il teorema di Kröning è sempre valido e quindi lo abbiamo applicato, ma per quanto riguarda il calcolo dell'energia cinetica totale può essere conveniente alcune volte fa riferimento al centro di istantanea rotazione, perché come vedete l'energia cinetica dipende dalle velocità, ok? E quindi dal campo di velocità. Noi sappiamo che il campo di velocità nel moto piano è circolare intorno al centro di istantanea rotazione, va bene? Quindi se noi guardiamo questo schema, noi abbiamo fatto riferimento al baricentro in questo caso, ma se facciamo riferimento al pi con zero, praticamente quella la possiamo scrivere in maniera più compatta. In maniera più compatta in questo modo, cioè t uguale a un mezzo momento di inerzia di massa non più riferito al baricentro, bensì riferito al centro di istantanea rotazione, che è il centro delle velocità. Quindi I di P con 0 per sempre la omega quadro, ma la omega quadro è sempre teta punto, quindi teta punto quadro. Quindi posso scrivere in maniera più compatta, va bene? Naturalmente le due scritture sono equivalenti, e colgo anche l'occasione per richiamare il teorema di Eugen Steiner sul trasporto del momento di inerzia tra due assi paralleli, l'asse baricentrico e l'asse parallelo passante per il centro di istantanea rotazione. Che cosa dice il teorema di Eugen Steiner per calcolare la I di P con 0? E questo è uguale al momento di inerzia rispetto al baricentro più la massa totale per la distanza al quadrato, va bene? Quindi questo è uguale ad un mezzo, questo è uguale a dg più la massa totale per la distanza al quadrato, ma la nostra distanza è r al quadrato, teta punto quadro. Giusto? Questo è il teorema di Eugen Steiner del trasporto del momento di inerzia. E allora qui si può facilmente verificare che otteniamo lo stesso risultato. Perché? Perché qui abbiamo un mezzo che moltiplica un mezzo mr quadro più mr quadro per teta punto quadro. Ma tutto questo è uguale a 3 mezzi mr quadro, giusto? E quindi proseguendo possiamo questa anche scriverla come 3 quarti mr quadro. Qui abbiamo un teta punto, ma il teta punto sarebbe un x punto su r tutto al quadrato, e quindi questa ancora mi dà un 3 quarti di r quadro si semplifica, x punto al quadrato, che come vedete
è la stessa espressione ottenuta prima. Va bene? Quindi attenzione, perché il teorema di Koenig naturalmente è sempre valido, ma in diversi problemi può essere conveniente fare riferimento al centro di istantanea rotazione e quindi applicare il teorema di Huygens Steiner per arrivare in maniera più spedita all'espressione dell'energia cinetica totale, in questo caso del corpo rigido, del singolo corpo rigido. Bene, ma noi vogliamo scrivere la conservazione dell'energia meccanica, va bene? L'energia meccanica, cosa che è possibile solo se non ci sono degli effetti dissipativi, altrimenti dobbiamo tenerne conto, ma questa è un'altra storia. Allora, energia meccanica, ma abbiamo l'energia cinetica, e poi dobbiamo vedere qual è il campo di forze che agisce sul disco. In questo caso è molto semplice, il campo di forze è rappresentato soltanto dalla forza, dal campo di forza gravitazionale, che però non gioca per niente, perché come vedete il baricentro si muove secondo una linea orizzontale, che quindi è una linea equipotenziale del campo gravitazionale, perché è perpendicolare alle linee di forza, quindi in realtà non lavorano le forze peso. Viceversa lavorano le forze elastiche, cioè la forza che è esplicata da quella molla. Quindi l'unico contributo di energia potenziale che dobbiamo considerare nella scrittura della conservazione dell'energia meccanica è quella potenziale elastica. Allora, l'energia potenziale elastica la possiamo scrivere in maniera molto semplice come un mezzo K x quadro. Quindi alla fine quali sono i due contributi? Uno è questo e l'altro è l'energia cinetica, che l'abbiamo già sviluppata nella forma più semplice in funzione della x punto naturalmente. La somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, che è l'energia meccanica complessiva, si conserva se il sistema è conservativo. Naturalmente, ma qui è conservativo se il contatto è di puro rotolamento, va bene? Quindi cosa scrivo? Scrivo U più T è costante, no? È uguale a una costante K, va bene? Ma la U abbiamo detto che è uguale a un mezzo K x quadro più la T, che è uguale a 3 quarti M x punto quadro uguale a questa costante, ok? Questo è il principio di conservazione dell'energia meccanica. Ma siccome a noi interessa in questo caso l'equazione del moto, mi fa comodo fare una derivata, quindi passare alle accelerazioni, tant'è vero che questa equazione è nota spesso anche come integrale primo, cioè che ha subito l'equazione del moto, che è di secondo grado, ha subito una prima integrazione, no? E quindi siamo passati dalle accelerazioni alle velocità. Ma noi possiamo fare il processo inverso mediante derivazione, ed è quello che andiamo a fare. Se vado a derivare rispetto al tempo, cosa ottengo? Allora, il mezzo 2 kxx punto più 3 quarti 2 mx punto x 2 punti uguale a 0, ok? Quindi mi libero di questa costante, va bene? Perché la derivata è nulla, naturalmente. Allora, 2 e 2 si semplifica, 2 qui rimane un 2, la x punto, come vedete, si semplifica, cosa ottengo? 3 mx 2 punti più 2 kx uguale a 0, cioè otteniamo la stessa equazione differenziale del moto, però in maniera molto più rapida di quanto abbiamo fatto prima con l'approccio newtoniano. Quindi se noi siamo interessati in particolare all'equazione del moto, è sicuramente più conveniente seguire il metodo energetico oppure seguire il metodo newtoniano, che è più completo perché ci consente di calcolare anche le forze.
fermo restando che noi possiamo naturalmente incrociare i due metodi, no? Posso ricavare l'equazione differenziale del moto in questo modo e poi vado a scrivere solo le equazioni di equilibrio che mi interessano ai fini del calcolo delle reazioni vincolari. Va bene? Ok, questo è quanto.